Fare i conti con l'ambiente, 2014, siamo con Roberto Baronio di Labelab. Labelab è l'organizzatore, il gestore di questo evento così complesso e così interessante. Vogliamo tracciare un bilancio di questi primi due giorni e anche parlare di incubazione tecnologica, di incubazione per la sostenibilità. Sì, settima edizione, come dicevi, è molto interessante, momenti importanti e soprattutto idee che stanno venendo avanti, per cui sempre di più laboratorio di idee, di incubazione per poter cominciare a riprogettare il futuro è quello dell'ambiente, dove vede impegnati tanti soggetti, chi produce impianti, chi li gestisce, chi deve normare e legiferare questo mondo, per cui anche da questa settima edizione partono idee molto interessanti che sicuramente nei prossimi mesi avranno occasione di poter essere portate su vari tavoli, su varie sedi, su varie iniziative. Vuoi fare qualche nome? Vuoi dare qualche anticipazione? Beh, guarda, una delle cose che mi sento di dire sono, quest'anno che è un po' il focus, è quello del problema dell'amianto. L'amianto è un problema importante, abbiamo una serie di incontri, da conferenze, workshop e meeting che trattano questo problema che è sempre più importante, dove miete ormai giorno per giorno vittime e dove per i prossimi 10, 20, 30 anni si prevedono morti, per cui intervenire è assolutamente obbligatorio, per cui l'amianto è uno dei, diciamo così, delle perle quest'anno, purtroppo ne parliamo e ne parliamo in modo anche molto forte, coinvolgendo il Ministero, coinvolgendo tutto il sistema Italia. Dall'altra parte gli altri momenti interessanti e importanti sono la giornata sui rifiuti, che è sempre di più dimostra di essere una delle iniziative nazionali di eccellenza. Un altro dei momenti, che è quello che stamattina abbiamo parlato in questo caso, sono i consorzi indipendenti, cioè il sistema CONAI ha dimostrato che ha dei limiti, è necessario negli ultimi momenti in cui di liberalizzare il mercato andando a costruire filiere chiuse, dove in questo specifico modo in alcuni settori siamo i primi importatori di materie prime, attraverso il riciclo possiamo smettere di essere importatori di materie prime, di creare occupazione per poter poi mettere in sistema e nel mercato i prodotti che derivano dal riciclo di uso, per cui tanti gli spunti importanti, interessanti, che anche quest'anno Ravenna 2014, fare i conti con l'ambiente, la settima edizione, nonostante i tempi ravvicinati dall'ultima, è riuscita a dare e a proporre un grande contributo alla collettività. Grazie Roberto Baronio, e continuiamo così. Avanti tutta. Grazie.